you very much. Grazie mille, ora lasciamo la parola al signor Engels. Can't resist the magisterial temptation, of course, of... Non ho potuto resistere a questa tentazione del leggio. Signore e signori, grazie mille per questo invito a Roma. Alcuni di voi sapranno che io sono stato un professore di storia della Roma antica per anni, quindi ogni volta tornare a Roma per me è in qualche modo un tornare a casa. L'anno scorso ricordo che ho parlato in italiano e se dobbiamo parlare di idee utopiche, beh, posso parlare in italiano, però in realtà oggi sono dei temi piuttosto reali, quindi preferisco parlare una lingua che parlo meglio e così che mi si capisca meglio. Ecco, nei prossimi 10 minuti io potrei raccontarvi moltissimo di come io vedo la coesistenza economica degli esseri umani. Potrei dirvi, per esempio, che il diritto alla proprietà privata è la base di qualunque tipo di civiltà, visto che la proprietà collettiva mina a qualunque diritto di lavorare più del necessario. Pensiamo al fallimento del comunismo, ad esempio. Potrei anche dirvi però che senza la certezza che per i genitori che possono lasciare la propria ricchezza ai genitori e che i figli possano seguire le orme dei genitori, ecco, l'esistenza della famiglia stessa è minacciata. Potrei anche dirvi che lo Stato, che sta prendendo il posto dell'iniziativa individuale sempre di più e che sta confiscando il valore aggiunto, che sta mettendo il futuro delle nostre generazioni a rischio, ecco, è in qualche modo mostruoso. Potrei anche dirvi che il raggiungimento dell'interesse personale non significa un equilibrio magico del mercato e che può portare a maggiori ingiustizie sociali, perché i talenti delle persone non sono distribuiti nello stesso modo. Potrei anche dirvi che la capacità di compassione distingue l'uomo dall'animale e la protezione quindi del debole è parte del compito delle istituzioni pubbliche. Potrei anche enfatizzare che la ricerca della ricchezza, la discussione della sua distribuzione è in realtà un problema secondario, soprattutto per i conservatori. E questo distingue noi come conservatori dalla sinistra politica, che è precisamente rendersi conto che il benessere spirituale dovrebbe avere una priorità assoluta sul benessere materiale, che lo Stato esclude questa dimensione che in teoria è privata, secondo il postulato materialista della sinistra. Però tutte le considerazioni non avrebbero senso, perché sarebbero lasciate in un vuoto. Già Cicerone criticava nel parlare della politeia nella teoria, non nella realtà. Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che anche il miglior sistema economico ideale alla fine ha poco valore se non può essere realisticamente implementato, considerate le condizioni politiche, o se semplicemente mancano le persone che sono desiderose di metterlo in pratica. Ecco, se guardiamo le condizioni attuali, dovremmo sentire una grande disillusione in questo senso. Ora, per quanto riguarda le persone, dobbiamo fare l'osservazione triste che il cittadino europeo, anche se collocato nella situazione più ideale possibile in economica, non necessariamente si renderà responsabile. Se perde questa credenza nella sua anima immortale, se l'unica cosa al centro della sua ambizione sia l'appetito per la ricchezza. Anche la famiglia è stata ampiamente distrutta. Quindi l'europea stessa ha perso la preoccupazione del welfare per la sua discendenza, per i suoi popoli. L'Europa è diventata abituata a una vita di prosperità, una prosperità che si basa su beni non di produzione europea,
inseparabile da questa cultura dell'usa e getta. E non dobbiamo dimenticare che diverse generazioni di uno stato del welfare oppressivo ha inibito qualunque capacità antropologica di iniziativa e molte persone non riescono più a prendersi nessuna responsabilità nei confronti della propria vita stessa. Se gli europei moderni dovessero essere collocati nel nostro, in un sistema economico ideale, probabilmente questo ritornerebbe al sistema in cui ci troviamo oggi, molto rapidamente. Allora, considerando le condizioni politiche, la situazione non è molto meglio. È vero che sulla carta viviamo in un sistema capitalista di mercato, però in realtà questa è soltanto una facciata, perché lo stato della situazione è in realtà un socialismo miliardario. La vecchia classe media borghese, senza, è scomparsa. Da un lato si è affondata in qualche modo, e dall'altro lato invece c'è stato un aumento delle fortune nell'ambito dei big data, delle grandi aziende farmaceutiche, e le grandi aziende come Google, Amazon, Apple, Tesla o Meta, insieme ai fondi di investimento come BlackRock, da molto tempo esercitano più potere rispetto a tantissimi stati europei, e grazie alla tecnologia informatica, grazie all'intelligenza artificiale, adesso hanno anche un'efficienza economica e logistica, una situazione di monopolio che nessuna azienda da sola può competere con essi. Però stiamo vedendo un sistema che ha sempre meno a che vedere con il capitalismo. I molti miliardari si stanno trasformando in persone che controllano il potere, la società, mentre la società vive un'esistenza che è guidata da un aumento del consumo di beni di poco valore. Il liberalismo è diventato un'economia pianificata de facto. L'unica differenza è che la classe più alta emerge da una cerchia di pochi miliardari che vuole cambiare lo status quo con una grande repressione. Cosa significa però questo in termini concreti? Lo stato individuale, in vista dell'infantilizzazione dei cittadini, in vista del potere e in vista della globalizzazione dell'economia, non ha alcuna possibilità di realizzare null'altro se non dei cambiamenti cosmetici alla situazione attuale, se non vogliono trovarsi prima o poi in una situazione nella situazione della Corea del Nord, che non può essere sicuramente un'alternativa per qualunque civiltà in Europa. Ci sono tre livelli: l'istruzione, l'Unione Europea e i socialisti miliardari. Primo, l'istruzione, l'educazione. Dovrebbe essere una priorità assoluta dei conservatori finalmente riportare una massa sufficiente di persone alla responsabilità, alla vita familiare e alla percezione della trascendenza, senza la quale delle reali riforme economiche sono impensabili. Questo è difficilmente fattibile nel sistema di istruzione attuale in Europa, che è dominato dall'ideologia woke. Quindi è importante imporre una politica reale, conservativa, conservatrice in Europa, e vedo come Azione Futura, l'MCC e in qualche modo anche i conservatori europei stanno precisamente cercando di portare questi cambiamenti, stanno cercando di formare questa nuova gioventù, una controcultura di persone che siano davvero, che credono davvero nelle tradizioni e la trascendenza. Però c'è ancora moltissimo da fare. Secondo punto, l'Unione Europea. Lo Stato-nazione adesso non ha nessun tipo di potere. Per questi grandi imperi come la Cina, gli Stati Uniti, l'India, fino a un certo punto anche la Russia e probabilmente anche state come il Brasile presto. Solo se riusciamo a creare un'Europa politicamente unita
orientata nei confronti della tradizione della trascendenza, allora un'economia umana reale si può imporre in tutto il nostro continente. Questo non significa sostenere l'Unione Europea come adesso, però per l'idea che abbiamo bisogno di una forte cooperazione europea nell'ideologia conservatrice, se vogliamo creare davvero un'economia umana senza essere schiacciati dal globalismo. E poi i miliardari socialisti stessi. Adesso vedremo che i grandi monopolisti nei prossimi anni cominceranno a lottare l'uno contro l'altro in modo sempre più violento. La dominazione del mondo economica è in questo momento in gioco ed è possibile che prima o poi il potenziale del conservatorismo sarà riconosciuto da alcuni di questi miliardari. È già evidente. Quando guardiamo quello che sta facendo Elon Musk. La cooperazione oggi, da un certo punto, in qualche modo è un patto col diavolo di memoria faustiana. Però le alternative a questo patto potrebbero essere migliori. Vi ringrazio per l'attenzione. Can you share some